cosa lega la Confartigianato alla moda? La passione per la bellezza, la maestria di artigiani e lo sviluppo economico. Ecco cosa lega la Confartigianato al settore della moda. È una fashion week che capita in un periodo molto particolare per Palermo durante il 400° anniversario della festa di Santa Rosalia, quindi la festa è anche molto sentita per i palermitani. Il valore è enorme perché la possibilità che si dà a queste 19 rappresentative aziende che parteciperanno alla fashion week e quindi ai B2B è veramente fondamentale. Aprirà gli spazi economici a queste aziende su tutto il territorio, possiamo dire mondiale, e i numeri che abbiamo in Sicilia sono di circa 1846 micro e piccole aziende del settore moda, più del 50% sono artigiane. E lo sviluppo e il movimento che ha dato in termini economici è un volume d'affari nel 2023 di 53 milioni di euro e con uno 0,4% dell'export. La moda è un prodotto, come noto, altamente richiesto, sta modificando anche fortemente, diciamo, le modalità di acquisto con una prevalenza netta sul commercio online che si afferma in quest'ultimo periodo. La Sicilia ha storicamente dei distretti dedicati al fashion, all'abbigliamento, alla produzione tessutale. E questo tipo di iniziativa evidentemente favorisce lo sviluppo di quelle aree e inserisce la Sicilia in un contesto nazionale e sovranazionale, esattamente come negli obiettivi di Confartigianato e dei proponenti, degli organizzatori. La dedica al Festino di Santa Rosalia, a cui proprio la proposta della moda sarà orientata, e al tempo stesso il luogo nel quale si svolge è il Piazzale Ungheria, la piazzetta Ungheria, che è uno dei punti di riqualificazione e di rigenerazione urbana che proprio insieme a Confartigianato stiamo pensando e immaginando di spingere per una migliore fruizione.